Due studentesse palpeggiate sulle scalette d'accesso al mare a Barcola, arrestato dalla polizia locale per violenza sessuale un camionista ucraino. Esplode l'avvertenza Tirso, paga il 20% per due mensilità, quelle di giugno e luglio, una tegola che si somma all'annuncio della cassa integrazione collettiva da fine agosto. Blackout a grado, 10.000 persone a più riprese sono rimaste senza corrente elettrica nonostante l'attivazione di generatori tra Città Giardino, Sacca dei Moreri e Pineta. Autovelox sospesi a Trieste in attesa di novità dal governo sulla regolamentazione. Lo stop agli impianti è emerso oggi in una commissione comunale. Nuovo doppio ricorso al TAR del comitato Nuovo Via contro le delibere della regione, ma l'iter per la costruzione dell'impianto va avanti regolarmente. Al Mario chiusi in casa con l'aria condizionata, continua il caldo record a Trieste, la sofferenza specie per le persone anziane sole. Calendario della Triestina, le prime quattro giornate agevoli potrebbero agevolare una partenza sprint per la squadra di Santoni, finale di campionato invece durissimo con le Bigger. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, apertura con la cronaca, molestate sulle scalette a mare di Barcola da un camionista ucraino. Il fatto è accaduto giovedì scorso, vittime due studentesse universitarie. Gli agenti della polizia locale di pattuglia sul lungomare hanno arrestato il responsabile. Stavano scendendo le scalette a mare di Barcola per un tuffo rigenerante quando sono state vistosamente palpeggiate da un uomo. È successo giovedì scorso a due studentesse universitarie che hanno subito segnalato l'abuso agli agenti della polizia locale dislocati sulla riviera triestina. In breve, i vigili sono riusciti a rintracciare e identificare il responsabile. Si tratta di un camionista ucraino che si era fermato sul lungomare nostrano per una pausa durante il suo viaggio di lavoro con destinazione Milano. In caserma, dopo gli accertamenti di rito del nucleo contrasto violenza, stalking e abusi e della polizia giudiziaria, è stato arrestato per violenza sessuale e successivamente accompagnato alla casa circondariale di Gorizia su disposizione del PM De Grassi. Vista l'emergenza in corso al carcere di Trieste, infatti, diversi detenuti vengono deviati fuori sede. Dalla scorsa estate, anche a seguito delle numerose richieste e segnalazioni da parte della popolazione, la polizia locale di Trieste ha intensificato la sua presenza sul lungomare di Barcola a tutela della sicurezza di cittadini, bagnanti e turisti. E proprio grazie a questo presidio è stato possibile rintracciare il responsabile della violenza sulle due giovani. È ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, l'operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta nella zona industriale dislocata al numero 20 di via Caboto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. L'uomo sarebbe stato colpito dalla sponda di un camion ribaltabile che stava scaricando ed ha subito un violento trauma cranico. Si aggrava ulteriormente la situazione dei dipendenti della Tirso, una fabbrica tessile con sede nella Valle delle Noghere a Muggia. Oltre alla cassa integrazione per tutte 175 dipendenti da fine agosto, gli addetti percepiranno il 20% degli stipendi per le mensilità di giugno e luglio. Situazione sempre più critica alla Tirso, quali sono le novità di giornata? Ma le novità di giornata è che questa mattina le lavoratrici e i lavoratori ci hanno comunicato che l'azienda ha erogato solamente il 20% dello stipendio con una comunicazione breve e frettolosa, non dando garanzia per il futuro conguaglio. Stipendio al 20% per le mensilità di giugno e luglio, un'ulteriore tegola sulle teste dei dipendenti della Tirso che hanno appreso questa mattina la notizia. L'azienda, insediata in Valle delle Noghere, aveva annunciato ieri la cassa integrazione per 175 lavoratori, tutti quelli rimasti in azienda, a partire dal prossimo 19 agosto. 13 settimane in tutto, ma con una prospettiva futura quanto mai incerta. Alla Tirso il 65% dei dipendenti è costituito da donne e di queste il 63% ha più di 50 anni. La nostra preoccupazione però è quella che dopo la cassa integrazione che partirà dal 19 agosto non si riprendano i lavori come promesso dal patron della Tirso. E le lavoratrici e i lavoratori purtroppo sono da dicembre che stanno recependo un stipendio del 20-30% sempre qua a rate,
purtroppo la situazione si è fatta sempre più critica. Ad aggravare la situazione c'è anche l'intenzione di Friuli e la società finanziaria del Friuli Venezia Giulia di cedere le proprie quote dell'azienda acquisita nel 2020 per un valore complessivo di 4 milioni di euro, come hanno sottolineato i sindacati. C'è stato un incontro in regione una decina di giorni fa in cui Friuli ha dato in mano ad un advisor il compito di mettere in vendita gli asset di Tirso, il stabilimento di Muggia. Questa notizia ci ha lasciato un po' a bocca aperta, parliamo comunque di una cifra notevole, siamo in attesa anche di un tavolo di confronto, abbiamo chiesto un nuovo tavolo di confronto. Con migliaia di utenze senza energia elettrica a causa di un blackout, di una serie di blackout generalizzati, Grado ha vissuto giorni difficili, molti gli esercizi commerciali e tutti i campeggi di via Monfalcone hanno dovuto fare i conti con il problema e i relativi disagi. Migliaia di utenze senza luce elettrica è il problema di Grado e degli esercizi commerciali, ma anche dei campeggi che ci sono qui attorno. Qui per la precisione siamo a Grado Pineta, ma è davvero una situazione che investe moltissimi settori e moltissime zone. 10.000 persone senza corrente a causa di blackout diffusi e intermittenti in questi ultimi giorni. Pineta, Città Giardino, Sacca dei Moreri e tutte le strutture di via Monfalcone a Grado hanno avuto disagi, così come privati cittadini, alcune zone più colpite di altre, c'è chi non ha avuto luce per 10 minuti, chi per ore, chi per tutto il giorno, condizionatori che non funzionavano più, cibo andato a male e tanti altri piccoli e grandi problemi. Tutto circa verso le 4:30, adesso esattamente non so il minuto più, minuto meno, si è interrotta l'energia, che poi è ritornata verso le 11:30 di sera, quindi... Quindi frigoriferi? Frigoriferi, abbiamo buttato via merce, perché sì. Naturalmente dopo 8 ore non si può, avendo anche, sì, insomma, prodotti freschi, sì. Tra chi ha dovuto far fronte nell'immediato a questo disagio, il camping Villaggio Punta Spin, che in alta stagione ospita fino a 2.500 persone. Ecco, ovviamente non è stato tanto il malumore quanto ovviamente la richiesta di spiegazioni da parte degli ospiti. E ci siamo trovati domenica pomeriggio intorno alle 4:30-5 con un blackout generale in tutta la struttura, poi abbiamo saputo che appunto non riguardava solo noi ma anche le strutture vicine. Noi per fortuna insomma siamo attrezzati per queste emergenze, abbiamo superato il problema con un generatore interno, siamo riusciti insomma a provvedere a dare corrente sia ai nostri ospiti che alle strutture interne senza grossi danni. L'Enel ci ha comunicato che il problema sarebbe stato risolto intorno a mezzanotte, in realtà è stato molto pronto e tempestivo l'intervento da parte dei tecnici, infatti la corrente poi è tornata in maniera generale anche alle altre strutture intorno alle 10:30. Rimanere senza luce, quindi senza la possibilità di accendere anche solo un ventilatore in piena estate, è stata sicuramente un'esperienza provante. Ma c'è chi con una battuta ha voluto sorridere e sdrammatizzare. Nel mio appartamento. Ok, cosa è successo? Niente, facevo l'amore e si è spento tutte le lampadine. Un bel disagio, quanto è durato? No, bene, un'oretta. Ok. Ma son vecchia, sai, se ho... 30 milioni di euro per dare impulso a opere pubbliche, edilizia scolastica, impianti sportivi, strade, marciapiedi. Oggi è stata presentata la variazione di bilancio comunale che aggiunge anche risorse per il project financing. Una pioggia di soldi dall'avanzo di bilancio del Comune di Trieste. Sono circa 30 milioni di euro che andranno ripartiti in diversi settori, come le opere pubbliche, le scuole, gli impianti sportivi, gli eventi culturali e quant'altro. Oggi il sindaco assieme agli assessori Lodi e Bertoli ha presentato i frutti della delibera approvata. Quasi 30 milioni fra spesa in conto capitale e spesa corrente, più ulteriori 8 milioni 681 mila euro destinati a contributi per i project financing. L'assessore al bilancio Everest Bertoli riassume la destinazione delle poste principali nel riparto della spesa corrente. Sono 6 milioni e mezzo di interventi correnti, dai cui più importanti posso citare 800 mila euro del sostegno al Verdi, 1 milione di euro per le iniziative culturali, 250 mila euro per il Natale, piuttosto che 600 mila euro ulteriori per i servizi sociali o i 300 mila euro per le società dilettantistiche sportive. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, a farla da padrone è lo stanziamento per il risanamento di strade e marciapiedi. La ristrutturazione e la rifunzionalizzazione anche in ottica sociosanitaria della piscina di San Giovanni.
Giovanni, un intervento globale da 8 milioni di euro, dei quali 4 verranno al privato, così come per il 2025 prevediamo anche poi la copertura della piscina esterna Bianchi, anche questo intervento da 6 milioni, dei quali 3 cerchiamo di averli da un contributo privato. Poi, per come non citare, i 6 milioni sulle strade, i quasi 2 milioni di euro sulla gestione e la manutenzione del verde pubblico, il milione di euro per gli arredi scolastici. Circa 12 i milioni di euro in capo agli assessorati di Elisa Lodi, fra edilizia scolastica e sportiva e lavori pubblici. 6 milioni e mezzo per le manutenzioni delle scuole, quindi si parte dai nidi per arrivare alle primarie, manutenzione di qualsiasi cosa, dai serramenti ai controsoffitti, ai bagni, insomma tutto quello che serve per mantenere i nostri edifici in esercizio. Abbiamo un'importante partita di circa 2 milioni sugli impianti sportivi, quindi la manutenzione. Abbiamo poi la manutenzione dei nostri musei, un'importante poi partita riguardo sicuramente l'edilizia pubblica, il parcheggio, la realizzazione dell'area parcheggio della nuova sede di Esatto, oltre alle manutenzioni del Govcevic piuttosto degli uffici. Insomma, una variazione che da un punto di vista di opere pubbliche va a implementare già il grosso lavoro che stiamo facendo con PNRR e contributi regionali e ministeriali. Entro fine mese il governo emanerà il nuovo codice della strada inserendo i riferimenti normativi che andranno a regolare il funzionamento degli autovelox. Anche a Trieste infatti, così come in altre città italiane, i sistemi di controllo velocità sono stati sospesi. In attesa dei chiarimenti e delle eventuali modifiche normative, al momento temporaneamente il Comune di Trieste ha sospeso l'utilizzo di strumenti tecnologici di rilevazione di velocità. Questa è la comunicazione del municipio in merito alla sospensione degli autovelox, che in città sono tutti a norma e autorizzati, ma non omologati. Un nodo burocratico tutto italiano che nasce diversi mesi fa dall'impugnazione di un avvocato trevigiano che aveva ricevuto una sanzione per aver superato di poco il limite di velocità consentito. Da questo innesco è scattata poi una procedura di revisione degli apparecchi e delle norme, riscontrando la mancata omologazione dei sistemi di controllo velocità. Dette in soldoni, gli strumenti funzionano, sono tarati in maniera corretta dal punto di vista tecnico, ma non hanno un riferimento normativo. Questa situazione ha portato diverse amministrazioni a sospendere nei mesi scorsi gli autovelox, in attesa che il Ministero dei Trasporti regoli la situazione attraverso l'emanazione del nuovo codice della strada, che stando alle ultime attende solo la ratifica della Camera dei Deputati per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire entro fine luglio. A Trieste non ci sono autovelox fissi, ogni attività di monitoraggio sulla velocità dei veicoli viene effettuato in presenza di una pattuglia. La sospensione è stata presa in via prudenziale, la pioggia di ricorsi sarebbe stata dietro l'angolo. Il comitato Nuovo Via contrattacca e presenta un nuovo ricorso al TAR contro le delibere della Regione su due ricorsi presentati a suo tempo dal comitato. A settembre scatterà poi una raccolta di fondi per sostenere le iniziative del comitato. Il comitato Nuovo Via non molla la presa. Stamani, nel corso di una conferenza stampa, è stato illustrato un nuovo percorso intrapreso dagli oppositori al progetto. Abbiamo impugnato l'ultima delibera della Giunta regionale, quella con cui si sostituiva la precedente a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo. Abbiamo presentato il ricorso è molto articolato, fa riferimento a tutte le ragioni che in questi mesi abbiamo presentato in sede regionale sul procedimento di valutazione di incidenza. Lo scopo della nuova presa di posizione è intuibile. E si arrivi a un pronunciamento che consenta di di prendere atto fino in fondo a quelle che sono state insufficienze, omissioni e errori anche nei procedimenti fin qui fatti per giustificare le deroghe alle normative vigenti in materia ambientale. Intanto la Presidenza della Commissione europea per le petizioni ha reso noto che quella presentata in marzo e sottoscritta da 10.000 triestini è stata ritenuta ricevibile, perciò la Commissione europea condurrà un'indagine preliminare sulla questione. Stanno esaminando le ragioni che hanno trovato fondate per il nostro passo e quindi la cosa in evoluzione, vedremo cosa adesso, anche perché c'è stato il cambio, le elezioni europee, vedremo cosa succede via. Quindi questo ci fa ben sperare.
Il Comitato ha poi preso accordi con la Banca Etica per attivare una campagna di raccolta fondi che partirà a settembre per sostenere le iniziative che il Comitato deciderà di intraprendere per impedire che i procedimenti in corso per l'approvazione del progetto Capitovia si concludano con esito positivo. Questo naturalmente richiede risorse finanziarie che noi le possiamo raccogliere solo grazie all'aiuto dei cittadini. La vittoria è frutto di un lavoro di squadra a stretto contatto con le parti sociali e la società civile, un lavoro che ci ha premiato anche dopo la pandemia. A dirlo, intervistato dal Sole 24 Ore, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sul gradino più alto del podio per gradimento tra i governatori, secondo il Governance Poll 2024. A fronte di questi risultati, si ricandiderebbe, è stato chiesto a Fedriga, ad oggi la risposta mi ricandiderei, ma al di là della mia situazione personale, credo che laddove vi sia un'elezione diretta con una platea ampia come quella delle regioni, debba essere dato al cittadino il diritto di scegliere. Escludere a priori un candidato è una sconfitta. Quanto all'autonomia differenziata, Fedriga ritiene sia un'opportunità. Sono convinto, dice, che non creerà una spaccatura tra nord e sud. È falso e anche umiliante ritenere che il Mezzogiorno non sia all'altezza dell'autonomia differenziata. E in merito alle critiche sollevate dalle regioni al decreto liste d'attesa, Fedriga spiega: stiamo trovando una strada condivisa con il governo sull'articolo 2. Abbiamo chiesto un efficientamento del sistema rispetto a quanto previsto dal testo originario, che a nostro parere creerebbe un cortocircuito tra centri decisionali. Ci fermiamo per la pubblicità, quando rientreremo parleremo dei lavori in Piazza Carlo Alberto, del caldo, di una iniziativa che riguarda il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e del calendario della Triestina. Rimanete con noi, siamo qua. Rientriamo in studio, parliamo ancora di Tirso, c'è un lancio ANSA, gli assessori Bini e Rosolen esprimono la propria, assessori regionali Bini e Rosolen esprimono la propria piena condivisione rispetto all'auspicio formulato dalle organizzazioni sindacali di un'azione condivisa, tempestiva e responsabile a tutela dei lavoratori e del futuro produttivo dello stabilimento della Tirso, appunto. Ma sulla situazione attuale alcuni punti fermi devono essere riaffermati. Lo sostiene una nota congiunta dei titolari delle deleghe alle attività produttive e al lavoro. L'importante intervento di Friuli a sostegno di Tirso nel 2020, rilevano Bini e Rosolen, era finalizzato a tutelare la continuità produttiva e occupazionale del sito di Muggia. Quando Friuli ha attivato nei confronti di Tirso, in presenza dei relativi presupposti, la clausola contrattuale cui le sigle sindacali fanno riferimento, la Regione si è adoperata immediatamente per favorire un dialogo tra Friuli e Tirso in vista della definizione di una soluzione condivisa, dialogo che non è stato possibile portare a compimento a fronte dell'indisponibilità da parte dell'azienda. La Regione continua ad auspicare che una quota del ricavato delle operazioni straordinarie che il gruppo Phil Man Made sta ponendo in essere venga utilizzato per definire la posizione di Tirso con Friuli. La Regione, concludono gli assessori, continuerà a perseguire l'obiettivo della continuità produttiva e occupazionale del sito, il cui conseguimento richiede un comportamento responsabile da parte dell'attuale proprietà. Procede la riqualificazione di Piazza Carlo Alberto, alle fasi finali i lavori per il nuovo colonnato, un intervento da 200.000 euro. Quasi completati i lavori per il nuovo colonnato di Piazza Carlo Alberto, un intervento da 200.000 euro nell'ambito della riqualificazione dei giardini, molto frequentati sia da ragazzi e bambini che dalla popolazione più anziana. Il punto sui lavori assieme all'assessore alle politiche del territorio del comune di Trieste, Michele Babuder. C'era un vecchio pergolato, due in sostanza originari di questo giardino storico, i primi pergolati in realtà risalgono addirittura al 1937 ed erano stati realizzati con dei tronchi poi rivestiti con il cemento, un po' di quelle tecniche che si usavano un tempo, man mano negli anni sono andati cambiando e hanno assunto, perlomeno negli ultimi decenni, avevano assunto questo aspetto che vedete costruito in mattoni. Questo però cosa comporta? Che la struttura non è
assolutamente in linea con quelle che sono le norme di staticità e antisismica attuali, e soprattutto il fatto che la copertura fosse in legno, naturalmente, se da un lato abbelliva il giardino e favoriva anche la crescita delle piante, dall'altra le stesse piante potevano creare dei nocumenti, e così purtroppo nel tempo è successo nel pergolato a monte di questo giardino, dei cedimenti che hanno costretto l'amministrazione a intervenire. Si è cercato di intervenire ovviamente di concerto con la soprintendenza, riportando un po' a quello che era lo spirito originario delle costruzioni, quindi con l'utilizzo di materiali metallici. Questo è il pergolato nuovo. Questo è il pergolato che in qualche maniera ripropone ovviamente quelli che erano i plinti originari con la struttura che c'era in mattoni. Sopra, al di sopra di questo pergolato, vedete che stanno rimettendo gli operai che sono impiegati nelle lavorazioni, queste, chiamiamole, queste travi a corredo della parte alta, quindi per offrire sia un minimo di copertura durante le ore solari, sia ovviamente per rifavorire quelle che sarà la ripiantumazione delle piante, che nel periodo più opportuno ovviamente il comune provvederà a rimettere. Tendenzialmente stimiamo ancora un 2 settimane, neanche, magari anche meno, però ovviamente ne sarete informati di lavoro. Abbiamo deciso di mantenere la pavimentazione originaria, quindi quella pietra in area un po' così disomogenea è stata riproposta, cercando naturalmente di sistemare le pietre affinché il piano di calpestio sia piuttosto lineare. Contestualmente abbiamo adattato anche le scale che portano alla struttura. Alle 6 di questa mattina è rientrata l'emergenza in via San Giusto. Ieri, a causa della rottura di una condotta idrica, era stato necessario intervenire restringendo la carreggiata ed impedendo il transito ai pullman turistici. Il manto stradale aveva ceduto, le auto private procedevano a passo d'uomo per i lavori in corso. Ora la strada è stata riaperta anche ai mezzi pesanti. E arriva Caronte, l'anticiclone che riporterà l'afa a Trieste prossima settimana, lunedì, martedì e mercoledì, da Bollino Rosso. E a casa mi metto nel frigo. Questa è bella. Questa può essere una soluzione. In alternativa, idratarsi molto. Attenzione, birre e spritz non valgono. Prediligere le uscite da casa negli orari serali o la mattina presto e adottare un'alimentazione leggera. Triestini alle prese con il caldo, in attesa della vera emergenza, le giornate da Bollino Rosso della prossima settimana. A San Giacomo, termometro cittadino del pensier comune, abbiamo chiesto come ci si attrezza contro l'afa. Rimanendo a casa il più possibile. Giusto. E con l'aria condizionata. Il gran caldo torna a Bollino Rosso a Trieste lunedì, martedì e pure mercoledì. Addirittura. Sì. E cosa faremo? Appunto. Con la doccia, aria condizionata in casa. Arriva. Guardi, al bagno vado alle 6 di sera fino alle 8, okay. E resto a casa col condizionatore. La spesa la mattina presto e ho risolto il problema. È il pedocinse, è l'unica roba. Come ci si attrezza quando fa così caldo? A casa ho l'aria condizionata. Almeno quello. E dopo resto a casa. Adesso devo andare dal medico, allora sono venuta fuori, altrimenti il pomeriggio. Ti saluto, Ninetta. Giustamente. Usciamo un po' fuori, sotto alberi. Okay. Sì, in casa abbiamo condizionatori. Sto casa mi prendo la mia bottiglietta di acqua minerale, un sorso e basta. E là che pensate. Giusto così. E non ho nemmeno il condizionatore. Ecco. Ho le palle che girano. Con che fa caldo meglio star a casa? Sempre caldo, tranquillo, non vado in giro neanche se mi voglio il dottore. Lo sopportiamo, sinceramente, personalmente lo apprezzo molto, anche se siamo un po' oltre le righe, l'inverno è molto lungo, per me sinceramente il caldo lo vorrei sempre, magari non a questi livelli, però facciamo il possibile, ci idratiamo, beviamo molto e andiamo avanti così, tanto durerà forse ancora un mesetto e poi dobbiamo iniziare a metterci già le prime felpe, per cui va bene così, secondo il mio punto di vista. Le maschere e gli addetti alla biglietteria del Teatro Stabile indosseranno le tradizionali scarpette carniche. Oggi la presentazione della collaborazione in regione. Gli spettatori che hanno assistito a Miramare, per esempio a Green Shakespeare, li avranno già notati ai piedi delle maschere. Sono gli scarpettes, frutto di una lavorazione artigianale meticolosa realizzata dalle frequentatrici di un corso di formazione sulle tecniche di confezionamento artigianale di calzature realizzato da Einaip Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del Museo Gortani, conclusosi a marzo.
Personalizzati con le stoffe, i colori e il logo del Teatro Rossetti, gli Scarpette de Charnier faranno parte d'ora in poi della divisa ufficiale delle maschere e degli addetti alla biglietteria del Teatro Stabile, che diventa dunque anche vetrina di una tradizione che nasce centinaia d'anni fa, ma che è pronta ad innovare trasformando le competenze di ieri nelle eccellenze di oggi. La cultura non sempre ha solo la forma delle note, delle cose scritte, delle cose dipinte, ha anche la sapienza delle mani di persone che per secoli sono riuscite a tramandare una manifattura che è quella che oggi accompagnerà le serate delle persone che assisteranno agli spettacoli di Rossetti. L'iniziativa fa parte di un più ampio progetto di tutela del patrimonio culturale della regione. Siamo il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, siamo consapevoli di questo nostro ruolo e quindi ci pare molto giusto anche valorizzare delle iniziative che arrivano anche da altre parti della regione. E lo facciamo con molta convinzione. Questa è una di quelle iniziative che valeva la pena valorizzare, perché la riscoperta dell'artigianalità, di questa tradizione artigianale, è sicuramente un giacimento culturale molto importante. Noi siamo abituati al recupero, alla valorizzazione dei giacimenti culturali del territorio, forse in un altro senso. È con estrema soddisfazione che accolgo l'adozione all'unanimità da parte dei colleghi della Commissione Cultura del Senato del decreto legge per l'istituzione del Museo del Ricordo a Roma. Lo scrive in una nota Nicole Matteoni, deputato di Fratelli d'Italia, componente la Commissione Cultura della Camera. Un provvedimento, scrive ancora Matteoni, fortemente voluto dal governo Meloni e dal ministro Sangiuliano, che rinnova l'impegno della Repubblica a custodire il ricordo di tutti i martiri delle foibe e dell'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Un frammento di storia drammatica e dimenticata per troppo tempo, continua la Matteoni, e che oggi ancora una volta difendiamo la dignità come parte integrante della storia della nostra patria. Una memoria di martiri compatrioti e di un popolo che per vivere libero andò a morire lontano da raccontare alle nuove generazioni. E questa è la risposta che lanciamo alla violenza comunista titina che voleva sradicare l'identità e la cultura del nostro popolo. Da Triestina conclude la Matteoni, nipote di Striani, rinnovo il mio sincero ringraziamento al ministro Sangiuliano e al governo per la forte determinazione e concretezza con la quale continuano a difendere questo capitolo di storia d'Italia per troppo tempo strappata dalle pagine dei libri di storia. Calendario di Serie C agevole nelle prime 4 giornate per la Triestina, chiusura di stagione regolare, durissima per le tante partite contro le big. Il campionato dell'Unione scatta il 25 agosto contro l'Arzignano. Ennesimo esordio casalingo in campionato per l'Unione. Da quando i rossalabardati sono tornati in Serie C accade sempre, anche se in realtà si tratta di debutti raramente fortunati, ma su questo passiamo oltre. Il calendario della Lega Pro prevede l'esordio della Triestina il 25 agosto contro l'Arzignano, squadra che l'anno scorso ha conquistato una salvezza sofferta. Ma in realtà tutta la prima parte del calendario è quanto mai agevole per la formazione di Santoni. Nelle prime 4 partite, 2 contro neopromosse e 3 casalinghe. Dopo l'Arzignano, infatti, trasferta contro l'Union Clodiense dell'ex allenatore Andreucci, poi doppietta a Rocco contro la neopromossa Caldiero Terme e l'Atalanta Under 23. Insomma, una partenza che potrebbe dare subito slancio alla formazione giuliana. Poi un occhio ai derby con Padova e Vicenza. Arriveranno alla terz'ultima e alla penultima giornata. La Triestina giocherà il derby del Paroni in trasferta il 1 dicembre, mentre l'8 riceverà la visita a Valmaura dei Vicentini. Stesso discorso a campi invertiti nel durissimo finale di stagione regolare del campionato, 13 e 19 aprile. Quanto alle altre big, da segnalare i match con le retrocesse dalla Serie B, Lecco e Feralpisalò, 22 settembre e 17 novembre in trasferta, 26 gennaio e 30 marzo in casa. Un programma quanto mai ricco per una squadra che, a detta di mister Santoni, punta a... Tutti avranno la possibilità di mettersi in mostra, tutti avranno la possibilità di far vedere quanto ci tengono a rimanere a Trieste e quanto vogliono investire nell'obiettivo unico, che è quello di vincere il più possibile. È tutto, rimanete con noi per l'approfondimento con il vice direttore Ferdinando Avarino. Arrivederci, buon proseguimento. Come ogni
martedì l'approfondimento e appannaggio del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che è collegato con noi. Buonasera Ferdinando. Buonasera Umberto a tutti. Allora, partiamo da questo risultato del sindaco di Piazza, no? Che cresce nei sondaggi per quanto riguarda l'indice di gradimento dei sindaci da parte del un sondaggio del Sole 24 Ore. Ieri anche Bernardo Gulotta, quando l'ha intervistato, gli ha fatto anche una domanda, dice: nonostante tutte le polemiche, cabino via, sì, no e tutto il resto, sembra come se che tutto ciò non scalfisca. Sì. Sì. Guarda, senz'altro è vero. Intanto iniziamo, visto che seguiamo un po' tutto, ieri commentavamo anche con i colleghi della redazione di Udine, erano contenti perché il sindaco di Udine è più in alto rispetto a quello di Trieste, però è vero che insomma, si basa un po' sulla tornata elettorale recente, intanto il primo in regione, sempre in termini di percentuale legato al voto, anche se scende è parecchio, ma è il primo, è il sindaco uscente di fatto, perché è eletto europarlamentare, Alessandro Ciriani. Dopodiché c'è Udine, poi insomma ci sono Trieste e Gorizia. Devo dirti che mi ha colpito, però in molti, siccome la notizia poi era quella di Fedriga che diventa primo, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Ring in Veneto, ed è stato drammaticamente smontato questo sondaggio, perché tu sai che i sondaggi hanno un costo notevole. Li facciamo anche noi tutte le puntate di Ring, ma con una libertà e senza avere la presunzione che abbia un valore statistico, perché è proprio scritto, tra l'altro, nei nostri sondaggi sono liberi, non è che vai a scegliere il campione, no? Gli anni, l'età, il sesso, quindi è un sondaggio libero e di fatto non può essere definito sondaggio, però è un utile strumento per comprendere un po' l'opinione dei nostri telespettatori, e continueremo a utilizzarlo su tutti i temi di attualità. Insomma, smontato, perché se tu immagini di dover fare per ogni comune, ogni vecchia provincia, per ogni regione, insomma, avrebbe un costo, diceva qualche ospite della trasmissione ieri sera, di una cifra attorno ai 250.000-300.000 euro per effettuare questo sondaggio. Io non voglio mettere in dubbio tutto ciò, però insomma dobbiamo ragionare anche del reale polso di questa inchiesta. Devo dirti che secondo me, a sostegno di quanto fa questo sondaggio, non credo che sia molto lontano dalla realtà che il presidente Massimiliano Fedriga, che ha il gradimento di tutti, che ha il sostegno dei governatori, che guida di fatto nella conferenza Stato-Regioni, no? Perché è il presidente dei presidenti, ecco, dicevo, non credo che sia molto lontano dalla realtà. E la notizia è che ha scalzato Luca Zaia, che per anni e anni e anni è stato il governatore più amato d'Italia. Oggi è Massimiliano Fedriga. E nel bene e nel male comunque dobbiamo essere contenti, perché ricordo, nelle critiche che è giusto vengano mosse, nelle osservazioni che è giusto vengano mosse anche in questo momento, in questa estate noi stiamo discutendo di un assestamento di bilancio che non è il bilancio, che è molto più grande, lo sappiamo bene, ma è la manovra estiva di 1.400.000.000 di euro, quindi ulteriori 1.400.000.000 di euro che possono essere investiti sul nostro territorio. Poi discutiamo sul dove, come, e si litiga, lo farà anche la politica, e noi come sempre osserveremo con attenzione quello che saranno le scelte, però è qualcosa che deve rendere tutti noi orgogliosi, e soprattutto, per stare ai temi più vicini alle persone, vorremmo che fossero in larga parte investiti per dare un'ulteriore miglioria al settore della sanità, al settore delle liste d'attesa e tutto quello che ha ben in animo di fare Riccardo Riccardi e soprattutto il presidente Fedriga. Però è chiaro che sarebbe la risposta più vicina a tutti noi, a chi sceglie ogni giorno le strutture sanitarie della nostra regione, che continuano a essere un'eccellenza, come ha certificato anche nella giornata di ieri, in calo, ma comunque un'eccellenza ben sopra soglia rispetto a molte altre regioni del sud. Quindi insomma, questo è il primo dato. Il secondo è vero, sì, ho sentito Di Piazza, più di 20 anni che governa, e insomma
quella percentuale che cresce del 2,1%, ha colpito tutti, perché ci può essere la stanchezza, ci può essere un po' la rilassatezza, ci possono essere grandi temi che attendono ancora una risposta, e tra parentesi tutti noi non vediamo l'ora di sapere che cosa succede nel Porto Vecchio, lo diciamo tante volte, aspettiamo l'inizio di questa gara famosa e avere una risposta di questo sviluppo, fermo restando che i lavori, li abbiamo visti, documentati, stanno proseguendo e sono i famosi lavori che si attendevano da decenni, non da ieri, da decenni, che sono quelli di tutte le opere di urbanizzazione sotto e sottoservizi. Insomma, quello è un dato importante. Devo aggiungere una cosa, visto che stiamo parlando tra noi triestini, che sarà particolarmente interessante questo sondaggio, al di là del commento o meno della validità, l'anno prossimo, perché appunto avremo, per quanto riguarda Trieste, tutti questi aspetti citati. Per quanto riguarda Udine, probabilmente un cambiamento che è dettato da tante preoccupazioni vissute negli ultimi tempi. Quindi non so se De Toni riuscirà a mantenere questa percentuale. Questo sarà uno dei dati interessanti. Insomma, non è un segreto, c'è un'emergenza sicurezza anche lì e purtroppo una vittima per una rissa, come abbiamo ben raccontato nelle scorse settimane. La scorsa settimana, intervistando il presidente della Camera di Commercio, così parliamo anche un attimo di Gorizia, lui sosteneva che, a suo dire, non è ancora stato ben percepito il significato di Gorizia 2025. Cioè, al di là del significato, diciamo, ma anche storico o ed eventualmente politico, sembrava di capire che, secondo Paoletti, appunto, l'importanza economica e anche forse, no, sociale no, ma comunque l'importanza economica dell'appuntamento, dice, forse non è stata ancora ben compresa e fondamentalmente manca poco. Guarda, intanto c'è un peccato originale, bisogna fare più comunicazione su questo. E questo senz'altro dovrebbe spronare un po' le istituzioni a raccontare di più del significato, che è un significato che unisce i confini, no? Perché appunto è organizzato Gorizia e Nuova Gorizia insieme, e quindi è internazionale, se vogliamo, ma è un territorio che è amico e si sente vicino. E poi condivido, sicuramente possiamo avere delle colpe noi, ma poi quando ci si avvicina tutto diventa più comprensibile, più percepito probabilmente, no? Sì. Anche la stessa campagna elettorale, come sai, ormai vive nelle ultime due o tre settimane al massimo, cioè tutto è diventato molto più veloce, molto più vicino, forse perde anche di significato, purtroppo, perché non riusciamo ad arrivarne al fondo. E secondo me è una sfida che potremmo superare insieme. Ha perfettamente ragione Antonio Paoletti, e è un appello che facciamo anche alle istituzioni: costruiamo un percorso di avvicinamento a Go2025 insieme, di comunicazione, perché possa essere pienamente compreso anche da tutti coloro che non solo saranno protagonisti, ma magari spettatori di questo momento, che è un passaggio storico. Fammi dire una cosa, Umberto, a proposito: oggi abbiamo deciso che ci sarà una puntata speciale di Ring durante questi giorni, questa estate, e in particolar modo giovedì sera su Tele4 alle 21, perché abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Mauro Corona. E tu sai che non è mai banale parlare con Mauro Corona, dal taglio di un albero fino alla politica internazionale o all'educazione dei nostri figli, ed è sul fronte della sicurezza, della natura, dell'abbandono della montagna, tanti temi che abbiamo toccato con Mauro Corona oggi. Ma ti racconto da cosa nasce. I nostri telespettatori sanno benissimo che il cantore del Vajont, e non solo, perché è uno scrittore di successo, un artista, uno scalatore, insomma, è ospite fisso di Bianca Berlinguer, e insomma, quando non litigano in diretta. Ma è una sera di qualche mese fa ormai, fece uno dei suoi appelli sempre per il territorio, per le storie vere, e citò questa persona, tale Vito Fantin,
che è un medico delle terre alte, diciamo, quindi di Clout, delle terre magari complicate da raggiungere, della montagna, e disse: è un medico disponibilissimo, un medico che alle 3 di notte arriva, è un medico di una missione. Io mi sono un po' studiato quella storia e ho scoperto che è una vita nelle vite, perché Vito Fantini è stato imprenditore, è stato un lavoratore, ha fallito, è ripartito, e poi insomma è un medico che si è laureato a 65 anni per fare il medico di montagna. Ah. Quindi nei luoghi più difficili, più impervi, dimenticati, dove magari cura di prossimità può mancare. E quindi è una storia incredibile. Bene. Quella sera, quando Mauro Corona dice non è più, mi hanno tolto il medico, non è più lui, era un medico straordinario, io scrissi a Riccardo Riccardi, che prontamente mi disse: guarda che Mauro Corona ha parlato di questa storia adesso in diretta in TV. E lui mi disse: sì, lo so, è un problema di graduatorie, e purtroppo dipende da quello. Dopo 15 giorni mi riscrive Riccardi dicendomi: ha vinto la graduatoria, è diventato di nuovo il medico e quindi va a Clout, torna a Clout, che è un po' una vittoria, no? Anche di Mauro Corona, sì, di questa, sì, vicenda, di questa missione. E quindi insomma ci abbiamo messo mesi, ma alla fine raccontiamo questa storia, che è anche una storia di amicizia tra Vito Fantin, questo medico, e Mauro Corona. Ovviamente è uno spunto poi per parlare di tutto, perché dalla montagna abbandonata ai giovani che non vogliono più fare certi lavori, insomma, diventa un po' questo, tutto, quindi è veramente mi bello. Mi tocca un po' personalmente, insomma, in maniera relativa, perché mio zio era medico condotto a Santo Stefano di Cadore, e si parlo di 40 e passa anni fa, e lì effettivamente il medico condotto era pure un po' veterinario per certi aspetti, e lui partiva alle 2 di notte, se lo chiamavano, delle volte con le jeep dei vigili del fuoco, perché doveva raggiungere magari delle località non facili da raggiungere in altro modo. Quindi è una storia che è una bella storia, tra l'altro. È un modo per parlare, sì, di Vajont, è un modo per parlare di queste terre, è un modo per cita anche, sì, i turisti che vanno in infradito a scalare le montagne, ecco, no? E poi arrivano gli elicotteri del soccorso alpino a salvarli, tant'è che Zaia dice: guardate che non sono dei taxi della montagna gli elicotteri del soccorso alpino, ecco. Quindi insomma devo dirti, non certo per merito mio, ma per la presenza di Mauro Corona e Vito Fantin, è un'intervista molto bella da ascoltare. E quindi giovedì sera alle 21, Mauro Corona su Tele4. E abbiamo tempo ancora, cosa abbiamo? 4 minuti. Venezia, come, cioè, il sindaco Brugnaro, io non dimenticherò mai quel giugno di ormai tanti anni fa, quando venimmo svegliati all'alba perché avevano fatto la retata del Mose. E ti devo dire che questa mattina non avrà quella dimensione, però insomma, allora si parlava del sindaco Orsoni, del presidente della regione Galanza, no? Sappiamo quello che ha rappresentato l'inchiesta sul Mose, che poi dal punto di vista ingegneristico è un'eccellenza nel mondo, sì, parlo di quell'opera idraulica. Insomma, oggi è qualcosa di diverse dimensioni, ma che ci ha portato alla memoria quella mattina. E leggere nelle carte che l'assessore Boraso è agli arresti perché cercava di, secondo l'accusa, celare alcune prove, ovviamente ci sarà poi un processo che dovrà portare alla realtà, e che mercificava il comune, gli uffici, sono accuse pesantissime, sono accuse molto pesanti. Brugnaro appunto è tra gli indagati, ma lo sarebbe a sua tutela, così ha detto il procuratore più volte. Però devo dirti che attenderemo di capirne di più, di leggere soprattutto la parte finale di tutto ciò, perché Venezia è un simbolo nel mondo, certo, anche, sì, sì, e va preservata non solo nei suoi masegni, nelle sue rive, nel suo fondaco e via dicendo, ma nei suoi eri, ma va tutelata perché è un'immagine, sì, potentissima anche del brand del nostro paese, certo, e quindi questo sicuramente le fa danno. Dopodiché non è che i turisti cambiano meta perché c'è un'indagine in corso, che bisogna vedere dove inizia e come finisce, questo come sempre per rispetto di tutti, anche di coloro che in questo momento sono indagati o peggio. Però insomma sicuramente è stata un'immagine molto forte oggi, e quindi vedremo, ne parleremo stasera a Ring, come immaginerai, qui in Veneto, certo, con
i nostri ospiti, però insomma ha sconvolto un po' tutti. Ti chiedo solo un flash, anche perché è una cosa che è molto distante da noi, ma insomma in questi giorni se ne parla, elezioni Stati Uniti, Trump ha già vinto, oppure dobbiamo andare cauti anche in quel senso? Ho visto un'intervista alla NBC di Biden in cui tutti hanno definito lucido il presidente degli Stati Uniti, in cui questa campagna elettorale abbiamo visto anche alcune dichiarazioni sono un po' scomposte nelle scorse ore da alcuni giornalisti non solo nel nostro paese, ma insomma tutta da vivere. È chiaro che non è un segreto, Trump era il favorito, vedremo come andrà. A questo punto immagino non si farà indietro Biden, quella sfida la correrà sino alla fine. Quello che mi preoccupa è vedere, secondo me, un'America indebolita. In questo momento non se lo possono permettere, no. Se lo può permettere l'Occidente, tantomeno l'Europa, anche se, devo dirti, se trovasse un proprio ruolo l'Europa nel mondo, questo sarebbe importante, forse una voce unica, una diplomazia unica vera, però non siamo in grado di farlo e rischiamo di essere, come sempre detto, il vaso di coccio, e questo non va bene perché indebolisce tutti noi. Oggi preoccupa un'America indebolita, sicuramente con due anziani che cercano di contendersi certo. La guida di quel paese, e in un momento in cui, tra l'altro, anche quell'attentato ha mostrato una debolezza folle, perché non solo quella sparatoria, che è qualcosa di incredibile, benché gli Stati Uniti abbiano già vissuto cose simili anche ai propri capi di Stato, lo sappiamo bene, però capi di governo, però è vero anche che vedere un Secret Service che non porta via immediatamente il candidato presidente, già presidente, è una cosa... Abbiamo un... Comprensibile. Non so se mi vedete, ecco, abbiamo perso il collegamento, mi sentite? Sì, abbiamo... Cioè è stato per oltre un minuto lì, è una cosa incomprensibile. Se lui dice wait perché vuole urlare fight, no? Dice fermatevi perché voglio urlare alla folla, è una cosa folle. Lì lo porti via e punto, stop, perché non sai cosa sta succedendo. E quindi è anche quello un ulteriore segno di debolezza. Grazie Ferdinando, buon proseguimento. Grazie a voi, buona serata. Mi ricordo giovedì alle 21 Ring con Mauro Corona. Giovedì alle 21 Ring con Mauro Corona, lo ricorderemo anche più avanti, e vi ricordo che domani alle 7 c'è subito l'appuntamento con Sveglia Trieste. Grazie a tutti, buona serata.